tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e ovviamente nemmeno martedì 11 agosto vi lasciamo libere. Perché? Perché noi vi vogliamo bene, quindi vi vogliamo fare compagnia. E quindi che significa? Significa che le Makeups Angels non vanno in vacanza, nel senso che non vi lasciano da soli. Quindi godetevi il video per quanto riguarda me, Fabiana e Elisabetta, perché oggi vi proponiamo un makeup belle a Ferragosto, però con prodotti low cost, perché non dobbiamo mai dimenticare il fatto di che sì, possiamo anche truccarci con prodotti pazzeschi, con il costo abbastanza alto, ma se si guidata sicuramente la sedia, ma possiamo anche essere belle con un make-up low cost, quindi con prodotti low cost. Io mi sono fatta questa piccola ciotolina con dentro tutti i prodotti low cost che posseggo e che mi aiuteranno a fare una full face. Quindi ovviamente dopo di me andate subito a vedere cosa hanno combinato sia Betty che Fabiana. Salutate qui il mio amico per aver mangiato una fettina di salame, è venuto fuori, poteva anche stare a casa sua. Non posso mangiare affettato perché guardate un po', che poi la cosa particolare è che mi fa un male, ma un male. Guardate, ammiratelo. Gioacchino lo chiameremo. Comunque, qui c'è l'amico ventilatore, quindi c'è Tore, l'amico ventilatore, che devo dire che mi sta mandando un po' d'aria e sinceramente col fatto che mi sono lavata il viso, lavate i capelli, perché ho messo tutto proprio i capelli tirati indietro, possiamo anche iniziare. Allora, dobbiamo fare un make-up belle a Ferragosto, quindi nel frattempo utilizzerò questa palettina di Makeup Obsession, che non l'ho mai utilizzata con voi, l'ho già utilizzata ma non con voi. Faremo una full face e nel frattempo posso anche utilizzare quel combrettino della Essence, almeno credo di utilizzarlo. Comunque andiamo, iniziamo a fare il video. Allora, per prima cosa metterò il correttore sugli occhi e io metto questo qui di Catrice. Cosa raccontate di bello? Noi ovviamente a casa, perché i maschi, come vi ho detto, lavorano, forse i miei figli andranno al mare un paio di giorni, ma noi no, perché se si lavora non si può, non si puede, non si puede, non si puede. E poi c'è stato un piccolo problema con il compleanno di Andrea, perché l'abbiamo dovuto spostare, perché tutti i suoi amici andavano in vacanza da giorno 10, quindi il compleanno era giorno 12, quindi di norma è domani il compleanno, però siccome i suoi amici avevano alcune le vacanze prenotate, alcuni genitori li accompagnavano ma non li andavano a prendere, comunque fatti loro, e quindi abbiamo dovuto spostare il tutto. Allora, direi di utilizzare, no, volevo un altro colore, ecco questo qui, volevo utilizzare questi qui di Catrice nel frattempo, e utilizzerò questo per fare la sfumatura. E niente, quindi abbiamo dovuto spostare il compleanno e lo faremo ovviamente un altro giorno, perché essendo che non si può quel giorno, fortunatamente abbiamo chiamato il ristorante, cioè siamo andati al ristorante, abbiamo cambiato la data e tutto, abbiamo chiamato l'animazione, l'animazione fortunatamente è disponibile, e quindi siamo riusciti a spostare tutto fortunatamente. E niente,
Quindi questo sarà un make up per Ferragosto. Adesso andiamo a utilizzare un altro ombretto. Allora, il primo che ho utilizzato è di Catrice del 270 Grey Philosophy. Invece questo è il C03 Berry Tail, che è un po' più malva. Lo metterò proprio più concentrato, lo metterò. E niente, quindi staremo, cioè abbiamo spostato il tutto, perché ovviamente, cioè, mi dispiaceva il fatto che mio figlio non avesse i compagni, sinceramente, anche se già i compagni lo sapevano da prima che c'era questo compleanno. Però ovviamente ci dobbiamo anche mettere nei panni dei genitori che devono accompagnare, lasciare, fare e dire. È un po' particolare, ma comunque ormai abbiamo sistemato tutto, quindi pace e amen. Spero solo che farà bel tempo per il giorno stabilito, perché se no li ammazzo tutti. Una strage faccio, una strage. Comunque, questo è un make-up bello a Ferragosto. Io sinceramente per Ferragosto utilizzerei solo prodotti in crema, essendo abbronzate. Però, non tutte siamo abbronzate, non tutte usciamo per Ferragosto, nel senso che siamo al mare, quindi chi è abbronzato automaticamente non farà un trucco esagerato, uscirà acqua e sapone, tra virgolette, perché già sei abbronzato, quindi l'abbronzatura ti dà quel colorito un po' particolare e bello. Quindi io sto facendo un make up per le ragazze che non sono abbronzate, ragazze e ragazzi che non sono abbronzati e che vogliono fare un make up un po' più, diciamo, particolare. Dai, diciamolo così, particolare. E niente, io con i prodotti, cioè con gli ombretti questi qui della Essence, mi ci trovo benissimo, sinceramente, mi piacciono. Ma volevo farvi vedere com'erano questi, che sono stupendi. Io li ho utilizzati in un compleanno, sono veramente molto molto belli e pigmentati. Questo un po' meno, perché lo dovete stratificare. Sono eccezionali, cioè eccezionali veramente. Come si dice? Eccezionali veramente. E adesso andiamo a vedere cosa applicare. Allora, io sinceramente volevo mettere questi qua, però volevo metterla su, o sulla base di questo o sulla base di questo. Non lo so, voi che dite? Ora lo guardiamo nella mano e vediamo dove possiamo mettere i glitter. Quindi ho qua. Io direi nella parte viola mi piace di più, visto che è un make up abbastanza, diciamo, violetto. Lo mettiamo là. Allora, pennello di applicazione un po' più grande e vado a prendere questo qua. Metto l'ombretto. Così com'è, cioè non, senza bagnare, senza niente. Spengo un secondo, lo so che soffrirò tantissimo, ma col fatto del ventilatore puntato molto spesso mi viene anche male mettere gli ombretti, perché svolazzano dappertutto. Come ombretti sono abbastanza pigmentati, non ottimi, diciamo, degli ombretti ottimi, belli belli belli, però vedete che è leggermente più chiaro il colore dalla cialdina, che è questa qua, dalla cialdina all'occhio, vedete che è un po' più, più chiaro il colore, però mi piace. Mi piace tantissimo. Allora, e poi mettiamo una base per i glitter. Io ho questa qui di Essence, la metto qui nella mano. E
e ne applico proprio la metto proprio direttamente dove c'è il viola e poi prendo i glitter e li metto qua sopra. E forse è meglio che lo faccio con le dita. Con le dita ovviamente viene molto meglio. Vedete che riflessi duochrome dà? Poi ovviamente dovete andare con il pennello e togliere la parte che tra virgolette esce. Già basta che muovete il pennello mandi indietro, i glitter che sono in più si tolgono. Vedete? Vi dà quel riflesso bello. Oddio che caldo. Vi dà un riflesso molto bello. Adesso dobbiamo vedere se quelli qua davanti rimangono dove sono. In caso li sistemiamo, perché forse la base non appiccica proprio bene. Forse dovevo stare con gli occhi a bestonze chiusi. Vabbè, poi lo sistemiamo. In caso se posso lo sistemo dopo. E quando l'applicate strofinate il dito, così quelli in più cadranno senza dare la possibilità di rimanere attaccati, che è una cosa buona, perché così non vi rimangono buchi. Molto bella. Allora, all'interno dell'occhio metterò la matita nera, questa qui di Astra, anzi posso mettere la matita di Essence, che è molto bella, e il colore sta anche bene, che è questa qui, la matita di Astra, la Plum Cake. Con questo make-up starebbe anche bene, anche se gli avrei messo una matita azzurrina, ma quella sarà in un altro video. Ecco, poi pieghiamo le ciglia. Pieghiamo le ciglia e mettiamo il mascara. Il mascara che ho scelto è questo qui di Astra, questo rosso, che sinceramente è fantastico, mi piace tantissimo come fa l'effetto. E devo spegnere per forza, almeno lo devo mettere piano. Forse faccio così che si muove, vediamo se riesco anche a non piangere nel frattempo. Ecco, una cosa che vi voglio far vedere è che spesso noi questi pennelli così con lo scovolino da questo lato li buttiamo, oppure alcuni li utilizzano come facevo io prima, li utilizzo per sistemare le sopracciglia e per far sì che tolgo diciamo il fondotinta nelle sopracciglia che mi dà fastidio. Invece in questo periodo li sto utilizzando per se ho messo troppo mascara. Cosa faccio? Li districo proprio come se fosse un pettine e mi aiuta tantissimo nel districare, infatti sporcarmi, mi aiuta tantissimo nel districare proprio le ciglia e separarle dalle altre, perché spesso i mascara, alcuni almeno, li attacca e non riesco poi a farli vedere sinceramente. Poi lo pulisco e non c'è un problema. Quindi andiamo, aggiungiamo un altro po' di violetto, di questo qui, del viola più scuro, proprio qui all'attaccatura, per evidenziare di più, per dare un po' più di sfumatura all'occhio. E poi si scende. Ora lo sfumo.
come vi sembra? O saliamo ancora un po'? Vabbè, adesso io guardo su per giù, posso mettere tipo anche questo rosa proprio nella parte di sopra e sfumarlo, vediamo come viene. Proviamo, io faccio spesso questi esperimenti, metto una cosa, poi ne metto un'altra, poi lo sistemo, poi lo faccio diverso. Carino questo rosa. Carino. Comunque, vado a fare l'altro occhio e ci vediamo dopo. Andremo a fare la base, quindi vado a fare l'altro occhio. Voi 2 secondi e sono lì da voi. Allora, ho fatto l'altro occhio, mi piace tantissimo l'effetto che fanno questi glitter. Sembra tipo che non siano omogenei, questa è una cosa che un po' mi dà fastidio, però dipende come ha il riflesso della luce, però questa cosa mi piace tantissimo, anche la sfumatura viola e rosa, mi piace tantissimo. Allora, per i glitter ho cercato di toglierli con la salviettina e sono tolti, non tantissimo, ma si sono tolti. Allora, in più li ho lasciati nelle mani. Allora, andremo a mettere adesso un primer per quanto riguarda il viso. E io ho deciso di mettere, allora, ero indecisa tra utilizzare questo e questo. Questo me l'avete già visto utilizzare un sacco di volte, quindi è ottimo, specialmente in estate è ottimo, perché qui dice che può essere utilizzato per fare sport e io vi posso dire assolutamente che in estate ovviamente si suda tantissimo anche stando fermi e questo primer è ottimo. Io l'ho pure dato un pochettino a mia cugina, gliel'ho messo in un bottino e lei si è trovata benissimo, quindi questo è ottimo e si sa. E quindi volevo utilizzare questo di Revolution, che è il Super Fruit ed è un, siero e un primer antiossidanti e quindi vediamo com'è la consistenza e tutto. Allora, questa è la prima volta che lo utilizzo. Era quello con dei glitter, sono dei riflessi, non so se si vedono, spero che si veda tramite le goccine, quelle che sono tipo un pochettino iridescenti, quindi proviamo com'è sul viso e vediamo un po', proprio adatti al make up che ho appena fatto. Vediamo, lo applico così qua. Vediamo com'è questo primer, perché non l'ho mai... Ah, è abbastanza... Il profumo è ottimo, dei biscotti. È abbastanza liquido. Devo dire che sembra buono. Lascio un po' di... Non dico appiccicaticcio sul viso, ma... non è liscio come altri primer che ho utilizzato, quindi un po' di appiccicaticcio è, però non proprio tantissimo. Come prodotto preferito ovviamente non posso non mettere il Fresh and Fit di Essence, perché sapete tutti che io adoro in assoluto, lo metto nella mia spatolina, sapete tutti benissimo che io adoro questo fondotinta, è proprio il mio preferito in assoluto per quanto riguarda il low cost e lo adoro, quindi applichiamo il fondotinta. Come correttore sapete tutti che io utilizzo questa combo ed è sempre, mi vogliono cadere le cose alle mani, ed è sempre la 02 per quanto riguarda Astra. Quindi che io metto nel solco qui, fino a questo punto, e poi illumino con quello di Essence. Io mi trovo benissimo con questa combo, infatti è quella che utilizzo sempre. Questo è l'effetto, e adesso andremo a mettere un po' di luminosità.
Ovviamente non dovete strofinare il pennello, ma lo dovete tamponare. Come dice Carmi Mua, lo dovete tamburellare. Io andrò da questo lato. E questo serve per illuminare questa parte. Ovviamente, se siete abbronzate, state molto attente perché farete un effetto bruttissimo. E visto che ho anche il brufoletto, andiamo a mettere qualcosa nel brufoletto. Questo lo lasciamo un pochettino agire così. Dopodiché metto io la cipria, io utilizzo questa della Elf, l'ultima che mi è arrivata, di questa qui in polvere libera. E io di solito la metto con il puff, che sarebbe questo, perché allora prima di tutto lo applico al di sotto dell'occhio, anche se ho una pelle secca, questa non mi va a seccare la parte, infatti la adoro anche per questo. Guardate come sono carine. E adesso andremo a utilizzare, io direi di continuare con il colore viola, l'ombretto che abbiamo utilizzato sugli occhi, di utilizzare sempre quell'ombretto che se n'è andato. Dove è andato a finire l'ombretto? Cioè, gli ombretti che ho appena utilizzato se ne sono andati. L'ombretto questo qui più scuro lo andremo a portare anche sotto l'occhio. Mi piace tantissimo l'effetto che fa. E poi utilizziamo il rosa della palettina, che sarebbe questo, proprio come abbiamo fatto nella parte di sopra. E sfumiamo i due ombretti. Applichiamo e poi sfumiamo avanti e indietro, proprio per dargli quella sfumatura giusta. Dopodiché andrò a mettere il mascara, metto questo qui della Essence nella parte di sotto, perché ha delle setoline abbastanza rigide. E sì, nel frattempo ciecatevi con il mascara, vi raccomando, se dovete fare tutto come faccio io. Adesso aspettiamo un pochettino, vado a togliere questo. Sulle labbra vado a pulire le mie sopracciglia. Adesso spengo un pochettino il ventilatore perché devo uniformare, diciamo, con la cipria, quella che rimane sul viso, non ne metto altra perché vado a tamponare il puff con tutta la cipria e vi posso assicurare che è difficile che io sudi con questo tipo di cipria. Però questa non c'è, se non mi sbaglio ora, da Elf, però anche altri tipi di cipria, ad esempio quella mia preferita è quella della Too Faced, quella alla pesca. Comunque, questa era la Elf Booster, questa qui, e io avevo la colorazione Sheer. Era traslucente però, non era una cipria, era traslucente. Prendiamo il pennello e andiamo a togliere tutto l'eccesso, sia di cipria che di tutto quello che è rimasto. Spero che il colore, allora, in base alle luci, il colore dovrebbe essere giusto quello che mi sta dando il colore del fondotinta, mi sembra giusto.
Allora, no, non ci riesco senza, devo accendere almeno un pochettino. Allora, come blush metterò questo qui di Astra, che mi sta piacendo tantissimo perché poi è nella colorazione che io adoro, anche se avrei messo quello della Elf perché è sempre ovviamente low cost, ma è un prodotto che sarà difficile anche recuperare, quindi metto questo perché è un bellissimo malva e io adoro questi colori. È un blush che sinceramente, specialmente in estate, è fantastico. Sorridiamo. Mi piace tantissimo e mi piace anche il fatto di non fare il contouring. Non faccio. Sto spellando e quindi mi porta prurito. Non faccio il contouring perché essendo leggermente abbronzato, no, non ho niente di low cost per quanto riguarda il contouring, quindi non lo utilizzo. Per quanto riguarda l'illuminante, invece abbiamo questa qui di Essence e quindi andremo a spruzzare questo qui di Astra, che è lo spray. Mamma mia, che profumo! Ma che profumo! Stupendo! E vado a prendere. Cosa prendo? Prenderò sempre con il rosa. Dov'è? Pennellin? Vabbè, utilizzo questo. Utilizzo questo qui rosa. Vediamo come viene. In base al make up rosa non potevo non prendere qualcosa di rosa. Ovviamente molto molto accentuato perché siamo in estate, Ferragosto, quindi diamoci alla pazza gioia, nel senso divertitevi, non esagerate perché ricordate che i vostri genitori sono a casa a aspettarvi con ansia. Sto parlando dei miei figli. Oddio. Ovviamente se è troppo tamponata. Adesso andremo a sistemare le labbra. Per quanto riguarda le labbra, io volevo mettere sulle labbra andrò a mettere questo qui, il Volume Lip Buster di Catrice, che mi piace tantissimo ed è un nude che è sempre sul rosato, è questo colore qua, guardate, bellissimo, e che dà un bellissimo effetto e non c'è nemmeno il bisogno di mettere la matita, quindi ottimo. Allora, sulle labbra ho messo questo qui che è il Voluminizer Lip Buster della Catrice che ti dà un effetto di peperoncino sulle labbra, tipo con voluminose nel senso. E mi piace tantissimo perché ha questo colore bello nude sul rosato che bello, mi piace proprio abbinato a questo make-up. Allora, ragazzi e ragazze, questo è il make-up finito, questa è la mia proposta per quanto riguarda Ferragosto. Ovviamente per le persone che saranno abbronzate, quindi mannaggia a voi. Niente, questa ovviamente è la mia proposta per quelle persone che non sono abbronzate, non è vero, sto scherzando, è adatta a tutti. Spero ovviamente che vi sia piaciuta, non vedo l'ora di vedere cosa hanno combinato le altre due. So benissimo che avranno fatto dei make-up pazzeschi perché loro sono bravissime. Quindi che dirvi di più? Il mio video è finito, ditemi cosa ne pensate, ditemi se vi piace come ho realizzato gli occhi, se vi piace l'effetto nude sulle labbra ma belle carnose. Scrivetemi un commentino, io ovviamente risponderò a tutti come faccio sempre. Come vi dico sempre, il commento basta essere educati. Io vi mando un grossissimo bacio, divertitevi, ma state sempre attenti. Che dirvi di più? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!
Don't make fun of me.